C'è sempre modo di migliorare, c'è sempre possibilità di migliorare in tutto quello che si fa, quindi oggi vi voglio dare un piccolo consiglio. Se stai seguendo questi tutorial sono sicuro che ti affascina il mondo del video e sei legato in maniera particolare al mondo dei social network. Quindi una cosa fondamentale dei social è la possibilità di interagire con altre persone e far sì che queste persone interagiscano con noi. Cercate sempre di porre delle domande al vostro pubblico, a quello che sperate possa diventare il vostro pubblico. Prendete sempre tutto quello che vi viene detto come dei consigli, mai come delle offese. Ci sono anche delle persone che magari non si esprimono in maniera completamente etica, magari vi possono offendere, però voi cercate di andare avanti e non buttatevi giù, perché ogni consiglio che viene dato, anche ogni cosa che magari è un po' pesante, può aiutarci a migliorare il prodotto. Io in questi giorni ho iniziato a fare questa rubrica per il bisogno mio di esprimermi, di raccontare un pochettino e anche di aiutare quelle persone che mi chiedono sempre consigli. Quindi ho deciso di creare questa rubrica. La cosa che ho fatto per cercare di migliorare è questa. Cercate un gruppo in quello che fate, cominciate a produrre i video, andateli a mettere lì sopra. A parte che non vi nego che farete qualche visualizzazione in più, perché la gente curiosa andrà a vederlo, ok? Vedrà, quindi comincerà ad interagire. Chiedete che cosa si potrà migliorare e vi verranno dati sempre più consigli, sempre più input utili per quello che sarà il miglioramento del vostro prodotto. Nel mio caso si parlava appunto di composizione grafica, di video, di come veniva fatto. Mi hanno detto, mi hanno un po' massacrato, come è giusto che sia, perché il prodotto voleva essere massacrato. Detto ciò, cercatevi un gruppo, andate a buttare fuori quello che iniziate a produrre e vedrete che seguendo i consigli che le persone vi daranno, magari non piacerete a tutti, magari non piacerete a nessuno, però sicuramente avrete l'input di migliorare e di migliorarvi. Alla prossima puntata.